Bene, nuova edizione del TG Scratch, notizie e cronache dal mondo degli sprite. Cominciamo con una notizia che ci giunge direttamente dallo spazio. La navicella Agatto 11 ha raggiunto la luna di Scratch e uno sprite nauta pare che stia effettuando la sua prima passeggiata lunatica. Andiamo a vedere tutto in diretta, vediamo cosa sta accadendo. Ecco, vediamo un astronauta. Ecco, vediamo che sta camminando appunto sulla Luna. Bene, 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 sta facendo la sua missione. Ecco, vedete, si ferma, si guarda intorno. Non ha trovato nulla e continua ad andare. Ecco, queste immagini ancora cammina lo sprite nauta. Queste immagini ci arrivano direttamente dalla Luna di Scratch. E a questo punto penso che possiamo ritornare qui sulla Terra e passiamo a questo punto alla seconda notizia. Pare, andiamo a vedere cosa sta combinando Monet nel suo laboratorio. Pare che infatti stia lavorando ad una ad un qualche marchingegno. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ecco, vediamo delle ruote dentate. Vediamo. Ecco, praticamente ha creato un meccanismo di ruote dentate che girando fanno girare le altre. Gira quella centrale e fa girare le laterali. E vedo Monet che ha creato anche la possibilità di variare la velocità. Ah, ho capito, Monet è proprio un genio, eh? Ecco qua. Bene, bene, torniamo in studio e ringraziamo Monet per questo marchingegno che sta progettando e chiudiamo con la giovanissima Scratch Reporter Midore che ci ha inviato un servizio su uno strano furgone che pare stia girando per la Scratch Cloud e vediamo di cosa si tratta, andiamo a vedere. Oh, sembra un furgone panini freschi, quindi è un furgone che porta del cibo in giro per Scratch, quindi panini, hot dog, sembrano deliziosi, gustosi, waffle, insomma c'è di tutto in questo furgone che si muove dentro la Scratch Cloud e quindi ringraziamo Midore per averci inviato questo bellissimo servizio. Tra l'altro il furgone è anche molto molto bello da vedere. Bene, a questo punto e questa era l'ultima notizia, quindi chiudiamo questa edizione, se avete qualche idea o delle notizie che noi mandiamo in onda, potete scriverlo nella galleria o direttamente nella pagina dei commenti di questo video. Alla prossima!